senti il calore di Lettinala. Innanzitutto per ringraziare, ho detto prima, l'Avis, l'amministrazione tutta ha messo a disposizione il teatro. Grazie per mille. Questa iniziativa e ne siamo felici e fieri. L'obiettivo naturalmente è sempre un altro obiettivo nobile, anche quello di questa sera. Voi sapete che l'Avis comunale di Lendinara, anzi colgo l'occasione per ringraziare il precedente presidente Matteo Piccolo, che questa sera non è con noi perché è ammalato, e la nuova presidente, la sua prima uscita, e quindi grazie Stefania per questo tuo battesimo sul palcoscenico. Credo che non sarà... Ah, c'è Federica che sta portando dei... Francesca, io per me ormai sei Federica, Francesca, che te devo dire? Ecco, grazie Francesca, grazie. E da parte della città di Lendinara... Tutti un saluto da parte mia e da parte di tutto il consiglio direttivo dell'Avis comunale di Lendinara, un ringraziamento al signor sindaco, all'amministrazione comunale, all'Avis provinciale di Rovigo con la quale collaboriamo. E saluti del presidente Avis provinciale Massimo Bardiero, che anche lui lavora, quindi tutti i volontari, questa sera è di turno. Ringrazio, e questo lo facciamo sempre, ma in questa sede è doveroso, un'amministrazione che è vicina all'Avis, che permette all'Avis di crescere, di fare donatori, di aiutare i propri cittadini, e questo veramente io chiederei veramente un applauso al vostro sindaco per quello e a tutta l'amministrazione per quello che fa. Cerchiamo di scaldare bene la serata, sopra, dai. Scaldiamo sopra, bene la sopra, 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 sopra. Che c'è? Ciao! Ciao! Ciao, vedi? No, guarda, sì. Vieni pure avanti, dai. No! Dai, non ti tocca! Saluta, dai, saluta il pubblico! Ciao! Ho salutato tutti! Vai, sono fatti così! Ciao! Sono così timido! Signor Enrico Cipotto, che... Sì, anche se non dici Enrico Cipotto, no? Signor Cipotto Enrico... Sono così timido che all'esame per la patente di guida mi sono seduto dietro. Mamma è nervosissima, per esempio, signor Cipotto in macchina. No, stavo sentendo cosa, dove vai a parlare. La mia mamma in macchina dice sempre: vai piano! Frena! La volevo fare i complimenti a Cibo perché gli ho detto: scegli una data che sì, sia intelligente. Allora, stasera c'è Sanremo, Juve Roma, se la facevi il 28 si diventava il Papa, cioè, era la, veramente, ma
questi qua sono tutti quelli che non hanno pagato il canone. Esatto. Sono in 70 in Italia e stasera sono venuti qua. Il primo concorrente di questa sera viene da Genova, lui è Stefano Lasagna. Buonasera a tutti. Allora, facciamo presto, 5 minuti, non so neanche se riesco a iniziare. Io vi volevo parlare un po' della pubblicità, con una piccola premessa. Io non odio la pubblicità, anzi, figurate, non mi danno neanche fastidio quei pezzettini di film che ogni tanto la interrompono. Quindi, ma ce l'avete mai avuta la diarrea? Ma ci stai tutta la notte attaccata a quel cancello, non ci torni a casa. Non viene da molto lontano perché viene direttamente da Rovigo, Renato Fogagnolo! Salam aleik salam! Salam aleik salam! Come no? Ma basta musica! Si saluta! Mai visti a Kabul? Prima volta, benissimo! Adesso te con pennarello rosso scrivi tuo nome per piacere, vai! Scrivi! Con la terza concorrente viene a trovarci da Milano, è con noi Stefania Carcubino! Benvenuta Stefania! Di più, lo voglio ancora. Com'è, chi è russa, la signora? No, non lo so. Se io sono, parlo russo, no, ero sensuale. Da Modena è con noi Massimo Morselli. Bravo Massimo. Buonasera, io sono Massimo Morselli, ho 21 anni. Di contributi. Vengo da Modena, l'Emilia. L'Emilia è un paese per antonomasia della buona cucina, come tutta l'Italia, insomma. Anche se c'è qualcuno che in Italia ancora si ostina ad andare in quei ristoranti etnici, come la fattispecie quelli cinesi, non ho niente contro i cinesi, neanche contro i ristoranti cinesi, ma mi lascio un po' protesto dal lato dell'igiene. Ecco, se ci pensate, i ristoranti cinesi sono gli unici ristoranti dove i cani possono entrare, ma non possono uscire. Ultimamente dal vivo è con noi Renato. Parentesi così intensa, altissimo livello. Gentilmente, non facciamo casino. Fammi un po' di luce in sacco. Come scusa? Sia gentile. No, ma non date corda. Che? Cacchio, se mi ragazzi. Ma ragazzi di che? Ma quindi è zitta. Hai un passo. Faccia capire, lei è responsabile di una gita? Sì, perché? Sì, no, vorrei vedere i gitaroi se tu sei... Me lo so fare. Allora, come mai? Se vede che lo so sbagliare. Sì. Allora adesso fai il banco etico. Sì. Adesso fai il banco etico. Sì, come fa? Ma mi sono tagliato 11. Allora, sia l'ultima gita, non so... L'ultima gita, se siamo adesso da dove che sei a rotta, viene fuori la Madonna, sparisce la Madonna. E tutti i genocchi avanti di Dio, viene fuori la Madonna, sparisce la Madonna. Scusi, se ne andate a lui. Ma come lo dice lei, sembra garba, voglio dire, cioè, siete andati in un nuovo santo, allora, ma... No, ma... Come... Ciao, quando c'è il problema, chi mi batte anche le mani. Ma sono messo male,
qua con me perché sarà... No, perché Ernesto, guarda, io sto male qua sopra, non riesco più. No. Ma sto male, Ernesto, questo sono io. Adesso proprio fondi no? Allora, vai, vai, cambiati, che dopo sì. Abbiamo dell'altro da fare. Hanno fatto la foto? Sì. Posso andare? Adesso mi sono rosso, sono rosso. Bene, questa favola politica si intitola Elezioni. L'eterna condanna per gli italiani, certo. Arriva il momento delle elezioni, la campagna elettorale e tutti, dai, dacci il voto, noi siamo i nuovi, noi siamo il ritrovamento. Ma l'italiano era un po' stufo e a questo punto cantava così. Buongiorno Italia, fai che kebab e sushi, che con le noci ora mangia anche i gusci, e di negozi con la scritta compro oro, sono su due che non c'ha più un lavoro. Voti da tutte le parti e a questo punto l'italiano era un pochino, come si dice, schizzato, arrabbiato e diceva così. E ora si va al voto, e ora si va al voto, e vorrebbe il mio, e vorrebbe il tuo, e vorrebbe il suo, e vorrebbe il tuo, e vorrebbe il suo, e vorrebbe il mio. E ora c'è anche Monti, e ora c'è anche Monti, e Berlusconi, no, e per Sala di Tu, e quando mi chiede, e Casini, non è, lui gli dà anche il suo, e gli dà anche il tuo, e gli dà anche il tuo, vorrebbe anche il mio. Senti bene, stop, quel magna style. Senti bene, stop, il magna style. Grazie. Siamo gentilissimi. Maurizio Bononi. Grazie. Grande Maurizio. Oh, oh. Buonasera. Buonasera, vedetevi qua, prego. Date. Allora. E dopo più avanti. Un po' più avanti. Qui dove c'è lei? Ah, ecco, qui, perfetto. Ecco, no, lo sei contento, ho arrivato un passo con qualche scena qua. Sì. Senti. A te sei più bello dai un tampero. Grazie, me lo dico. Ah, fa un riflesso che sì. È beata io. Senti. Vabbè, no, non piace lo stesso. Sì, lei è di bocca buona. Come si chiama, signorina? Io mi chiamo Galina Spacca. Non lo voglio. Mi chiamo Galina Spaccaova. Galina Spaccaova. Da dove viene? Ma vengo da Moldavia. Dalla Moldavia. Bene. Lei invece come si chiama? Mi chiamo Dante! Dante, si chiama Dante. Dante, io infatti sono Badante. Ho capito, senta, e lei... Io ho fatto grazie al sindaco che mi ha dato la possibilità di andare a rovistare tra gli archivi polverati e ho rinvenuto questa pergamena, okay. Che è una storia che non tutti conoscono, che riguarda proprio la zona qui della provincia di Rovigo-Maniera. Okay. Posso leggerla? La volete sentire? Sì. Allora, attenzione, io la leggo così come... perché pare che sia insomma del 1500. Da queste parti si narra una storia che non tutti conoscono, la storia di un cavarzere. Deve esserci, forse nel 1500 era cavarzere. La storia di un cavarzere e di una polesella e del loro primo incontro. Vabbè, io vado, no? Sì, lui, il cavarzere, si chiamava Guglielmo, Castel Guglielmo. Un tipo dai capelli un po' crespino, calto di statura, in faccia un folto barbuglio, il fisico stanghella, insomma, il tipico sambellino che se la tira, il solito giovane che si dà un sacco di adria. Un giorno il cavarzere si svegliò alle prime ore dell'albarella, la luce era ancora rosolina, sbadigliando si avvicinò alla finestra e alzò le frassinelle. La polesella si chiamava Nara, Landy Nara. Oh, una bella donna, non c'è che dire, una bellissima donna, però un po' molinella. Aveva due bei chiapponi di una certa Castelmassa e in pettorazza aveva due papozze, anzi due granzette così. Finalmente dopo
giorni e giorni il cavalziere arrivò e si trovò dinanzi la polesella. Lei lo aspettava con grande ardore ed era molto, molto canda. Lei gli strizzò lo più bello. Lui le guardò la gaiba e disse: oh Nara, signora Lendinara, ho cavalcato per mari e per monti, ho attraversato il mar di Mago per essere qui. Ora vorrei un po' di gnocca. Normale, anche nel 1500. Che ne dice se andiamo in fratta? Metto il mio cavello nella sua parrucchella e facciamo figarolo, figarolo. Meglio non pagare 50.000 lire, ma menà a non finire. Francesco Damiano! Grande Francesco! Grande! Finale quindi? Quindi in semifinale Massimo Borselli. Eccolo qua! Eccolo Massimo! E ha vinto la puntata Stefano Lasagna. Ma Stefano, vedi tu al centro! Con 111 voti. Grazie! 1, 2, 3.